non devo spiegare che cosa è il bullismo. Quello che è la mia esperienza è, diciamo, di come i ragazzi che si sono avvicinati al nostro sport hanno poi saputo affrontare diciamo, questa problematica. I ragazzi facendo taekwondo, uno sport a combattimento, ma come un po' tutte le arti marziali, a questi ragazzi viene insegnato il rispetto, la disciplina, ma soprattutto forma il carattere. Nel momento in cui ci si forma il carattere, i ragazzi si abituano ad affrontare gli ostacoli che hanno di fronte, ad affrontarli con decisione e verso, diciamo, queste problematiche. Quindi chi subiva degli sfottò o altro tipo di genere di bullismo ha saputo contrastare questa cosa facendo, diciamo, ha messo in pratica quello che gli veniva insegnato, non dal punto di vista di violenza o di, diciamo, di attacco e tutto, ma soltanto con il senso di dialogo, affrontando, guardando nel viso chi gli poneva determinate cose, quindi non facendo vedere le proprie emozioni e proprio affrontando decisioni. Non è che si spiega facilmente, ma possiamo dire che è un disequilibrio di potere, ecco, che su una persona più forte agisce su una persona più debole. Quindi si può evitare il bullismo nelle scuole? Il bullismo può essere evitato con tutta una serie di attenzioni, momenti di sensibilizzazione, facendo arrivare le persone a rappresentare, ad avere la consapevolezza di quelli che sono i loro comportamenti di prevaricazione, di aggressione e quindi di bullismo. Ma sicuramente possono essere evitati. Lo sport può aiutare questi ragazzi? Che Lo sport sicuramente, lo sport come il teatro, tutte le forme di aggregazione per i giovani vanno bene. E si supera soprattutto creando un clima di gruppo positivo. Sono uno psicopedagogista e lavoro nell'equipe del servizio adolescenti diretto dalla dottoressa Rosa Maria Zampetti, responsabile del servizio adolescenti. Niente, stasera presentiamo questa ricerca fatta in tutta la provincia di Salerno, nelle scuole medie inferiori e nelle scuole medie superiori. Insomma, che abbiamo fatto circa 1800 questionari e stasera appunto presenteremo i dati, diciamo, di che cosa è venuto fuori da questa ricerca. Sono venute fuori delle cose molto interessanti e appunto stasera presenteremo, diciamo, queste novità, queste che sono in dissonanza, ci tengo a dire, con i dati nazionali. Purtroppo il problema del bullismo in provincia di Salerno è molto presente, quindi l'ASL, insieme ai piani di zona, ai comuni, al terzo settore, devono mettersi insieme per cercare di creare, come dire, una rete per ovviare a questo grave problema che è molto presente. Questa serata dedicata in modo particolare a un tema che oggi è molto sentito, un problema che io credo sia sempre esistito, ma che oggi ha da parte di tanti, da parte di istituzioni, associazioni, la scuola, gli enti, insomma, si interessano di questo fenomeno perché davvero sta diventando un problema, una pandemia, è stato detto nel convegno. E credo che occorra fare sicuramente una prevenzione facendo, come è stato anche detto, rete, dando supporto ai docenti, perché il bullismo si sa che in modo particolare è presente nelle scuole, la scuola d'altra parte è già una piccola società, non solo lì ma in modo particolare nelle scuole. E non ha età, cioè il bullismo è una forma di aggressione che molto spesso comincia fin da piccoli, e quindi prima che questo modo di relazionarsi, che è un modo sbagliato chiaramente, diventi un modo abituale di relazionarsi con gli altri,
Bisogna intervenire, bisogna cercare di prevenire adeguatamente, ed è quello che stanno facendo, appunto, si parla questa sera in questo convegno dei risultati che sono stati ottenuti da un progetto che ha fatto l'ASL in tante scuole della provincia, ma io dico che anche come assessorato abbiamo cercato di dare un contributo, un sostegno alle scuole facendo dei progetti di affettività, quindi con psicologi e sociologi che hanno in qualche modo aiutato anche i docenti a capire intanto queste forme, perché molto spesso il bullismo è visibile perché è un bullismo fisico ed è più facile da individuare, ma altre volte è un bullismo più subdolo, una violenza più subdola può essere una violenza psicologica che molto spesso fa più danni e forse sicuramente come dire, anche più duraturi nel tempo della violenza fisica. E quindi poi c'è anche ancora una forma di bullismo in rete, questo, quello che oggi si chiama questo cyberbullismo, anche su questo noi con delle associazioni di riferimento abbiamo cercato di dare un aiuto alle i ragazzi a difendersi, anche oltre che a, come dire, a usare bene, a imparare ad usare bene questi strumenti di comunicazione, ma anche a difendersi molto spesso quando ricevono molto spesso appunto attacchi su questa nuova forma di... Insieme a un progetto molto ampio che fa capo all'ASL Salerno, la responsabile la dottoressa Zampetti. Io come università, diciamo, rappresento all'interno del progetto la parte scientifica e soprattutto il nostro laboratorio, il RISA Lab, si è occupato in questo caso dell'elaborazione di circa 1800 questionari che sono stati somministrati nelle scuole medie inferiori e nelle scuole medie superiori. Come avete potuto vedere stasera, alcuni risultati ci fanno riflettere. Abbiamo visto come quasi il 15% degli intervistati dichiara di subire atti di bullismo, prepotenza, eccetera. Questo è un primo passo da compiere per poi arrivare sul piano dell'intervento. Chiaramente di questa fase sarà l'ASL la principale protagonista, però devo dire che questa iniziativa congiunta tra ASL e università ha dato i suoi frutti e quindi proseguiremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ancora ad indagare questo fenomeno che sempre più si pone all'attenzione della nostra comunità. Allora, Marco Maggi, 52enne, stupenda creatura, no? Adesso parte le battute, mi occupo da 30 anni di educazione, al disagio giovanile, promozione del benessere. E beh, voi mi avete chiesto in un certo modo un po' come è stato oggi questo convegno, no? Io ho sentito partecipazione della gente, curiosa, attenta, no? Che vuole, come dire, lasciarsi coinvolgere, perché anche alla fine è stato molto bello vedere insegnanti o anche colleghi operatori che ti vengono a chiedere informazioni oppure anche un ringraziamento, ma che vuol dire che sei entrato su un piano di pancia e di cuore, in senso bello, con le persone, no? Cioè che non è soltanto stato un intervento tecnico, no? Dove dai delle informazioni e basta. La cosa che secondo me è importante è costruire questo progetto, insomma, star bene vuol dire star bene, ma nel senso non che vuol dire togliamo il disagio nella vita delle persone, quello non lo si potrà togliere mai, mai. Quello che si può fare è quello di dare in mano le competenze alle persone a saper affrontare i problemi della vita. Cioè, quindi dove sono collocati, perché se sono in un quartiere a rischio non posso dirgli adesso ti cambio il quartiere e ti metto in un'altra parte, cioè sarebbe molto bello, ma aiutare i bambini e le persone a saper forse
rendere il proprio quartiere migliore, no? Cioè, faccio un esempio, a Porto Marghera, una zona di Venezia, che era un quartiere comunque a rischio, insomma, hanno fatto tutto un lavoro di riqualificazione urbana, ma anche di riqualificazione, io chiamo, umana, di sentirsi cittadini dentro nel loro contesto, di abbellire loro il loro contesto degradato. E quindi a volte affrontare il disagio vuol dire anche permettere alle persone, in fondo, no, di ritrovare un loro star bene, perché è chiaro che sto male se sto in un caseggiato dove vedo tutto brutto, e che sto bene quando vado a fare, non so, in un bel posto a Vado Ischia. Cioè, però la sfida grossa è quella di costruire per me una comunità educante, cioè, che vuol dire le parrocchie, vuol dire le istituzioni, ASL, comune, regione, università, le associazioni di genitori, che uniscono le forze per affrontare i problemi che ci sono, ma insieme, non che ognuno guarda il suo orticello e dice ma io faccio questo, che sono bravo a fare questo, no, cioè siamo perdenti lì. Rischiamo di essere autoreferenziati e non serve a niente, perché i bambini sono i bambini di tutti, e in una società dove c'è un soggettivismo estremo, dove ognuno pensa solo a sé, io, qui dobbiamo costruire ancora il senso del noi, dove il noi è mi interesso, mi prendo cura anche dell'altro. Elie Wiesel diceva una cosa, premio Nobel per la pace, che e hanno seminato la sua famiglia Auschwitz, diceva quello che gli crea problema non è tanto l'antisemitismo, nuova forma di razzismo, è l'indifferenza, e l'indifferenza è il problema principale in una società dove le persone non si lasciano più toccare dalle persone, no? In fondo io mi ritrovo molto in un brano del Vangelo dove c'era un pubblicano, un fariseo, cioè non si fermano di fronte alla persona ferita, si ferma solo il samaritano. E per la cultura giudaica era molto bello, perché quando ti fermavi e toccavi il sangue dell'altro ti infettava, quindi diventavi impuro. Allora io credo che noi bisogna diventare un po' impuri, nel senso sporcarsi le mani e non aver paura anche di sbagliare, ma almeno, cioè, ti sei sporcato con le mani con le persone che ci sono, che ci vivono ogni giorno. Quindi la sfida educativa sul bullismo, ma come altri tipi di problematiche, il bullismo è un sintomo di un disagio, non è il problema, no? È quello di costruire una comunità educante insieme con dei cittadini che si trovano vivi dentro nella loro comunità. Cosa è bella dello star bene insieme, di come fare a costruire sane relazioni, creare un clima nella comunità scolastica positiva, una classe che sia una classe accogliente, una classe con un gruppo integrato, riferimento il nostro progetto Star Bene Insieme di prevenzione del bullismo. Come possiamo dire, benessere, promozione del benessere all'interno delle nostre scuole e dei nostri istituti. Devo dire che questo discorso sta cominciando un po' a passare, ecco, e quindi ci fa molto piacere. Intanto saluto il nostro direttore generale, il dottor Antonio Giordano, che è tutto il mondo, veramente lo ringrazio di cuore, il dottore Della Porta, che è il responsabile, tante colleghe delle UOMI. Non è difficile nominare tutto, le difficoltà poi, o se ne dovessi dimenticare qualcuno. Io per un attimo devo dire che lui è il mio mentore, perché ho seguito il mio programma, i miei interventi, i miei strumenti, ma sono ad un certo livello culturale, e invece è una persona poi di un'umiltà e di una veramente grande capacità di empatia. Ecco. Questa è una parola che utilizziamo molto, l'empatia, quando Paolo Valerio mi ha detto, vabbè, c'è anche il professore Bacchini che è molto bravo, per cui ho detto, vabbè, fammi capire, con un brano che ho preso, estrapolato da un libro del professore, con le strutture formali, lo sviluppo dell'approccio di comunità, quindi fare in modo che tutta la comunità sia... Adesso ci accingiamo, ha preso già l'intervento del professore Bacchini, del professore Paolo Valerio, vi darà anche lui, insomma ci siamo in tutto, non è che siamo fuori, siamo un però, questo è una difficoltà, quello di riuscire... Se lo spiego. Allora, oggi il fenomeno del bullismo
bullismo se ne parla tanto, però quello che noi dobbiamo sicuramente più approfondire è il tema all'interno delle scuole. Dobbiamo sempre più fare divulgazione. Un atteggiamento del bullismo è il prevaricare del più forte sul più debole. Questo sicuramente non è un elemento educativo, soprattutto per i ragazzi, per i bambini che poi si troveranno ad affrontare. Il bullismo è la mancata aggregazione, è l'accettazione del diverso in alcuni momenti e quindi far prevalere la prepotenza sull'altro, perché già da piccoli ci si deve mettere in mostra nei confronti dei coetanei che il capo è lui, tra virgolette. Quindi ogni pretesto è utile per fare un eroe, un nuovo eroe. E invece se la vita di gruppo, anche riallacciandomi al convegno di questa sera, è quello di mettere in rete i gruppi di interesse, perché io utilizzo sempre un motto con i miei: guardate, si sta insieme nella collegialità, nella cattiva come un matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte, perché questo è il modo di stare insieme, il collettivo deve ritornare di moda. Si può evitare il bullismo tra scuole e genitori? Si può evitare denunciandolo ad alta voce, cioè quindi non chi prende le botte se le chiude in se stesso e se ne va a casa e non parla. Si deve parlare, gridare. E in più poi meno omertà, perché c'è molta omertà intorno a questi, a quando si costituisce un branco, la prima parola d'ordine è omertà, silenzio, è un po' il motto siciliano, niente saggio, niente dico, niente vidi. Comunque è fattibile attraverso una serie di azioni. Oggi abbiamo partecipato a questo convegno molto importante sul bullismo, organizzato dall'ASL e dall'Università, ed è molto importante quando c'è la partecipazione di tutti gli attori che operano nel sociale, quindi anche coinvolgendo le associazioni. Certo, quello che è il tema più importante che viene fuori è quello che anche della partecipazione delle famiglie a quelli che sono i dati rispetto a quello che ne viene fuori. Infatti adesso il professor Paolo Diana del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Salerno presenterà questo lavoro di elaborazione di dati, e che è molto importante in quanto ci dà una configurazione di quello che poi è il lavoro da proseguire, perché di sicuro c'è bisogno di fare sinergia scuola-famiglia.